Un muscoloso mette single su Facebook, ma in realtà non è single. Salve a tutti, buongiorno a voi, utenti del tubo, da Leandro, conoscitore italiano. Caspita Leandro, quanto verde anche oggi, caro. Mamma mia, qui non finisce più il verde. Cioè tu cammini, ma quanto verde c'è qui? È molto lungo, raga, è un percorso lunghissimo. Certo, proprio il percorso più lungo. Infatti mi fermo qui perché se no, se andassi avanti, non finirei più, ok? Allora, oggi avremo un capitolo meraviglioso riguardante i palestrati, i personal trainer, no? Io mi avventuro ogni tanto su Facebook a vedere dei personal trainer, no? Giusto per capire. Io conosco due o tre personal trainer che sono effettivamente fidanzati, però su Facebook espongono, mettono single. Avete capito o no? Dice, ma che furbi che sono! Raga, partiamo da un concetto molto semplice, nonché banale, ed è questo. Il palestrato, non troppo, ma quello tonico, non quello eccessivamente palestrato muscoloso, ma magari il personal trainer, quasi tutti i personal trainer svuotano le palle. Hanno rapporti sessuali, hanno rapporti intimi, riescono a svuotare lo scettro magico. Ve lo posso andare a garantire. Quasi tutti, ripeto, i personal trainer fottono e hanno ragazze con cui andare a fottere, va bene? Quindi domanda retorica, che significa retorica? Di cui già si conosce la risposta. Ma allora perché mettono single quindi su Facebook? Semplice, perché così le simpatiche pulzelle, le simpatiche fanciulle che cercano questi personal trainer vedono che sono single e magari ci guaiano anche, va buono? Io vi devo dire una cosa ed è questa, che un personal trainer allena uomini e donne, donne e uomini, ragazzi e ragazze. Ma io lo sapevo, caro Leandro, ma io lo sapevo, caro Leandro, porco Giuda, Leandro, ma che bestia di? Ma io ve lo dico stesso, ve lo dico, raga, perché ancora oggi qualcuno queste cose non le sa, ok? È bene dirle. E sapete che molti personal trainer che allenano ragazzi e donne, queste qua, che vengono allenate, rimangono colpiti in senso positivo da questi uomini, da questi personal trainer e dicono ammazza, vedi questo che bello, vedi questo che muscoli che c'ha, no? Ora non è che quella donna, quella ragazza che viene allenata da personal trainer ci prova con quello, però quella ragazza o quella donna nota che quello è un personal trainer che comunque è uno che ha dei muscoli, che comunque ha una fisicità, una tonicità non male, non malvagia, è tonico a livello muscolare, ok? Ora ripeto, il pompato eccessivo non quaglia, quello pompato giusto, cioè muscoloso giusto, ha molte più chance barra possibilità di quagliare, quindi inzuppare il biscotto nella marmellata, ok? Nella pesca dolce, va bene? Ora, e sottolineo ancora, ora, chi mi dice che Leandro, che sono io, ha ragione? Cioè, chi mi dice che questo ragazzo che vedo oggi col cappellino qui in questo video ha ragione? Raga, fatevi in giro, raga, porco Giuda, fatevi un giro su Facebook, fatevi un giro nei social network. Cercate personal trainer su Facebook, Roma, Napoli, Genova, Torino, Livorno, Imperia, Firenze, dove volete voi, Bologna, bene, Bari, Taranto, Serafino Massou, mi hai stangato, Serafino Massou, mi hai stangato. Dice, ma perché fai questa imitazione? Perché c'è anche il simpatico, meraviglioso Coscienza Sveglia, no? Che è di Taranto, quindi cercate anche personal trainer a Taranto, patria di Coscienza Sveglia, questo famoso youtuber, ragazzi, no? Gli faccio anche pubblicità, quanto gli voglio bene a Coscienza Sveglia, vero Coscienza? Vero Carmine? Carmine? Serafino Massoni, mi hai stangato! Serafino Massoni, mi hai stangato! Ok? E andate a vedere i personal trainer, ragazzi, vi accorgerete che molti, moltissimi personal trainer mettono solo single, lo rendono palese questo dato, quando in realtà, di fatto, non sono single neanche per il cazzo e sono fidanzati, però si vogliono divertire, però vogliono svuotare le palle, però vogliono andarsi a divertire, ripeto di nuovo. E quale migliore occasione quella di divertirsi
in tale modo, barra in tale maniera qua, se non quella di mettere single su Facebook quando de facto non sono single. Ecco, vi lascio riflettere. Video breve, me ne rendo conto, ma è un video che va fatto. Quanto verde, guardate qui. Questa è una pianta che io credo sia alloro. Credo. No, ho sbagliato. Porfo 90. Porfo 90, però porfo, sbaglio, porfo. Infatti non è alloro. Neanche questa è alloro, però sembrava alloro. Guardate quanto verde, raga. Guardate quanto verde imperativo. Allora, chi mi conosce bene sa che io amo il verde. Io voglio stare nel verde, raga. Il verde intenso, la foresta amazzonica, raga. Io un video dura, io un giorno, tanto non ci riuscirò mai, però sogno di vedere la foresta amazzonica, raga, in Brasile, ok? Perché deve essere un luogo meraviglioso, a parte il fatto che hanno deforestato, però sarebbe bello aspettarsi, o immaginare che sia il luogo magico che vedo nel web, o meglio in video. Iscrivetevi al canale Conoscitore Italiano, commentate. Mi piace questo nuovissimo portatelefono, ragazzi, guardate come sbriluscica, raga. Fosforescente, ragazzi, vi piace? Sì, ci piace, Leandro, è molto bello. Grazie, cari, vi voglio bene. Questo mi durerà in eterno, ok? Una spesa minima, 1,99€, per un magnifico portacellulare di bellezza divina, epica, straordinaria, e cover da 2€, per una cover bella, magnifica, piacevole e straordinaria. Ciao dal vostro Leandro, il conoscitore italiano di YouTube Italia. E ciao anche dal magnifico verde, ciao a tutti.